Ciao, benvenuti ragazzi. Adesso siamo tornati di nuovo qui con il miticissimo Winblog. Vi farò vedere come aggiorno il firmware del Samsung Wave alla versione 1.0.2. Innanzitutto dobbiamo collegare il telefono tramite il cavo USB fornito in dotazione e collegarlo come Samsung Wave. Consiglio a tutti, come Samsung Kies, consiglio a tutti di rimpostare il tema di default, se no, come vedrete alla fine di questo video, io so già tutto perché lo sto ridoppiando per problemi tecnici, e vi succederà che vi troverete le scritte sballate, cioè di un colore sballato, allora dovete rimettere il tema di default e riavviare il telefono. Ok, una volta collegato ci verrà notificato l'aggiornamento del firmware e ecco qua, ci viene notificato e noi andiamo per procedere con l'aggiornamento del firmware. Probabilmente il cellulare deve essere collegato almeno a un 98, caricato almeno al 98% di esperienza. Allora accettiamo tutto e mettiamo lo saving, in modo da non perdere nessun file presente nel telefono e nessuna applicazione. Naturalmente di poter fare in qualsiasi momento tramite delle scorciatoie da tasti, dai tasti del PC, il download del firmware. Ok, adesso ci sta effettuando il download, noi ci rivedremo dopo, alla fine del download. Eccoci qua, abbiamo terminato l'aggiornamento, possiamo cliccare su avanti. Naturalmente il telefono verrà riavviato alla fine dell'aggiornamento. Attendiamo un po' di tempo che comunque il telefono ritorni operativo. Comunque adesso abbiamo aggiornato con successo il nostro cellulare Samsung Wave alla versione di BadOS 1.0.2. Ecco qua. Eccoci qua, ritornati, l'aggiornamento completato. Ecco qua, come potete vedere, la grafica, l'interfaccia del Samsung Wave. Miticissimo in tutte le sue parti, no, vabbè, scherzando. Andando nel menu e nelle impostazioni, adesso troviamo un piccolo bug come vi ho spiegato all'inizio del video. Ecco qua, possiamo notare da subito che possiamo ad esempio effettuare aggiornamenti direttamente dal menu, ma adesso non vi parlo molto delle novità che vedrete nel giorno 5, mi sembra, del Winblock, che sto registrando proprio adesso, cioè lo sto per registrare adesso, mentre dopo aver ridoppiato questo video, che sarà a momenti. Ok, adesso abbiamo terminato. Un saluto a tutti dal Winblog giorno 4.